Parte questa settimana con la cadenza settimanale del venerdì, una nuova rubrica che siamo lieti di ospitare all'interno del nostro telegiornale regionale. Si tratta di uno spazio in cui, grazie al personale dell'IRST di Meldola, parleremo di tutte le tematiche legate alla salute con l'obiettivo di dare ai cittadini informazioni corrette su temi sanitari di attualità, nonché sulle attività dell'Istituto. La sigla e poi vediamo quale sarà l'argomento di questa prima puntata. È proprio il professor Dino Amadori, direttore scientifico dell'IRST di Meldola, ad aprire questa rubrica spiegandoci l'importanza di una corretta informazione, soprattutto in ambito medico, e della filosofia che anima proprio questa rubrica che IRST ha sposato con piacere. Il servizio. Sappiamo che una buona informazione è la migliore medicina e in quanto medico io non posso che apprezzare l'idea di creare questa rubrica di informazione medica. In un momento in cui l'informazione e la disinformazione purtroppo spesso vanno di pari passo, e ne abbiamo tanti esempi, nell'epoca di internet in cui ciascuno di noi può approfondire in maniera autonoma qualsiasi argomento, occorre sottolineare che ogni notizia deve poggiare su fonti autorevoli, dati certi, e non su dei miti. Per questo motivo, in quanto direttore scientifico dell'IRST, e insieme con i professionisti che qui lavorano, abbiamo deciso di sposare la filosofia di questa rubrica, ritenendo che possa essere utile per una giusta e puntuale informazione in ambito medico dedicata ai cittadini. Premesso che comunque nulla può sostituire il rapporto diretto medico-paziente, noi vorremmo che questa rubrica diventasse un contenitore in cui puntualizzare argomenti di attualità riguardanti la salute, chiarire soprattutto gli equivoci che spesso si diffondono su internet, informare i cittadini su quali siano le buone e le cattive abitudini e soprattutto i corretti stili di vita per mantenersi sani. Sarà questo quindi anche un ottimo mezzo attraverso il quale poter raccontare le attività dell'Istituto, i risultati delle nostre ricerche, gli obiettivi che riusciamo a raggiungere e le ricadute conseguentemente positive sui cittadini. In pratica, insomma, noi vorremmo che queste pillole di salute, e il termine è molto bello e molto accattivante, fossero una buona medicina per alimentare la corretta informazione. Questo è l'obiettivo di questa rubrica e speriamo che possa trovare la vostra gratificazione e la vostra approvazione.